ho pensato bene di vedere le stelle, ma in un modo diverso, come le faccio vedere questa sera, ahimè, e quindi sono ancora messa così. La serata di questa sera, come vi ha detto Alessandra, verte proprio sull'imparare a riconoscere le costellazioni del cielo autunnale e del cielo invernale, che riguarda proprio il periodo che stiamo vivendo adesso e che ci approcciamo a vedere nei prossimi mesi. Non vi parlerò sicuramente innanzitutto di come riconoscere le costellazioni e di quali possono essere i trucchetti che ci possono aiutare a riconoscerli, ma vi parlerò anche di, oltre che di stelle e costellazioni, anche di quegli oggetti del cielo che noi possiamo andare a ritrovare all'interno delle costellazioni e che appassionano tantissimo noi astrofili, perché a noi piace osservare il cielo, ci piace guardare le costellazioni, orientarci, ma anche puntare i nostri telescopi ed andare a vedere oggetti molto lontani da noi, come possono essere nebulose, come possono essere galassie, e vi illustrerò quelle principali che possiamo andare a vedere nelle costellazioni di questo periodo. E lo farò sfruttando delle foto che i nostri soci astrofotografi mi hanno permesso di utilizzare. Noi abbiamo una sezione di astrofotografia nell'associazione con dei soci molto bravi, capitanati da Guido Pasi, Franco Floris, che sono i nostri capostipiti di questo gruppo, e fanno delle foto molto belle. E vi renderete conto che parlare di astrofotografia in termini amatoriali può essere forse riduttivo come concetto, perché otteniamo delle immagini veramente stupende. Non rubo altro tempo e vado avanti in questo senso. Mi piace sempre iniziare la lezione con questa foto. Questa è una foto del cielo stellato, come purtroppo dalle città non lo possiamo più vedere. Noi abbiamo un grosso inquinamento luminoso nelle nostre città che ci impedisce di percepire tutte le stelle, che in realtà tutta la meraviglia del cielo che possiamo osservare. Tant'è vero che parliamo proprio di inquinamento per questo motivo. Però effettivamente, se noi andiamo in zone molto buie, molto poco illuminate, alziamo gli occhi al cielo, la volta stellata è tempestata di stelline è tempestata di stelline e di luce, insomma, che non riusciamo a percepire. Quando però ci troviamo in questi cieli bui e alziamo gli occhi al cielo, rimaniamo sgomenti, perché diciamo, e qui come ci orientiamo? Ora, il problema dell'orientamento non è un problema delle nostre generazioni di notte. Abbiamo le luci artificiali, i nostri telefoni di GPS, sperando che prendano, i navigatori satellitari, e ci muoviamo. Ma se pensiamo alle popolazioni antiche, il problema dell'orientamento era un problema sostanziale. Quindi gli antichi si trovavano a guardare la volta celeste e se si volevano muovere nel buio dovevano riuscire a orientarsi utilizzando la luce delle stelle. E quindi cosa iniziano a fare? Iniziano a prendere le stelle più luminose del cielo e a collegarle con delle linee immaginarie, a creare delle figure che potessero essere facilmente riconoscibili. E chiaramente sono prevalentemente figure che possono ricordare animali, oggetti o ancora possono ricordare miti. Vedremo che la mitologia ha un grosso peso nelle costellazioni. Quindi vengono veramente, ovviamente cercano di orientarsi in questo senso. Queste sono la rappresentazione del nostro cielo, diciamo come è visto adesso, come è suddiviso adesso in costellazioni. Le costellazioni attualmente sono 88 costellazioni ormai dal 1930. Questa suddivisione è stata sistematizzata dalla IAU, che è l'Unione Astronomica Internazionale, e abbiamo quindi delle costellazioni che fanno parte dell'emisfero nord e dell'emisfero sud del nostro cielo, diciamo, perché ovviamente sono differenti le stelle che noi possiamo vedere, quindi gli allineamenti. In realtà le prime notizie di studi di costellazioni le abbiamo già nell'epoca dei babilonesi. Cioè i babilonesi sono stati i primi a iniziare a costruire delle costellazioni per orientarsi, ma una vera e propria sistematizzazione delle costellazioni viene poi fatta dagli egizi e in particolare da un astronomo egiziano che è Tolomeo, che compila un catalogo stellare l'Almagesto dove vengono descritte le prime 48 costellazioni. Poi alcune vengono anche riviste, però questo è l'inizio, quindi parliamo veramente di migliaia di anni fa. Un grosso poi contributo allo studio delle costellazioni viene fatto nel Medioevo dal mondo arabo, perché nel Medioevo il mondo occidentale effettivamente era dal punto di vista culturale in una fase abbastanza buia della sua storia, quindi c'era poco interesse per la scienza e per l'astronomia, mentre nel mondo arabo la cultura era estremamente florida e attiva.
E in particolare abbiamo diversi astronomi arabi che studiano il cielo, il più famoso si chiama Al-Sufi, e iniziano a implementare il catalogo dell'Almagesto di Tolomeo e danno anche dei nomi alle stelle, tant'è vero che poi lo vedrete, molte stelle hanno nomi arabi proprio per questo motivo. Poi nel Rinascimento la cultura occidentale riparte l'interesse per la scienza, per l'astronomia, iniziano i viaggi del mondo occidentale nell'emisfero sud ed inizia anche la classificazione delle costellazioni del cielo australe, quindi del cielo di sotto dell'equatore. E quindi chiaramente poi tutto va avanti, finché poi non viene sistematizzato definitivamente dall'Unione Astronomica Internazionale proprio la rappresentazione delle costellazioni. Quando parliamo di costellazioni però, non intendiamo soltanto, diciamo, quelle stelle principali collegate da quelle linee virtuali che vi dicevo, ma intendiamo delle vere e proprie porzioni di cielo. Vedete che è una specie di, insomma, un poligono, no? Che racchiude una porzione di cielo ben precisa. Cioè, chiaramente gli astronomi dell'Unione Astronomica Internazionale fissano delle coordinate ben precise che sono più ampie della vera costellazione, perché chiaramente tutto, le stelle principali sono quelle che si vedono ad occhio nudo, ma se noi andiamo a guardare con un telescopio, cosa che gli antichi non potevano fare, c'è molto di più, molte più stelle, tantissimi oggetti, e quindi chiaramente per poterli classificare come posizione è necessario definire dei confini precisi. Poi possono succedere tante cose in questa parte del cielo, possono passare pianeti, possono passare comete, possono esplodere delle stelle, quindi possiamo avere dei fenomeni transitori e tutto viene in questo modo ben classificato. Le 88 costellazioni sono suddivise in maniera differente nei due emisferi. Come vedete, quelle dell'emisfero boreale sono molto meno rispetto a quelle dell'emisfero australe, non perché il nostro cielo sia più piccolo dell'altro, ma perché abbiamo costellazioni molto più grandi dal punto di vista proprio dimensionale. Mentre 34 costellazioni sono equatoriali, quindi visibili, diciamo, in parte da entrambi gli emisferi. Prima di iniziare a parlare di costellazioni, vi do due accenni di nozioni che secondo me sono importanti, perché se voi magari iniziate a prendere anche un librettino per studiare le costellazioni, poi trovate questi parametri e almeno sapete che cosa sono. Uno è il concetto di magnitudine apparente. Nel momento in cui noi andiamo a guardare il cielo stellato ci accorgiamo di una cosa, che le stelle non hanno tutte la stessa luminosità, abbiamo delle stelle più luminose e delle stelle meno luminose. E cosa hanno fatto già gli antichi? Qui parliamo di Ippaco, siamo 150 anni prima di Cristo, iniziano a dare un valore alle stelle, alla luminosità delle stelle, e quindi questo valore classifica le stelle in più luminose e meno luminose e prende il nome di magnitudine apparente. Perché apparente? Perché ci dice semplicemente come noi la vediamo da Terra, cioè dalla nostra posizione noi percepiamo questa luminosità, ma non ci dice nulla sulla reale luminosità della stella. Perché? Immaginate di prendere due torce, una potentissima e una debole. Le mettete tutte e due alla stessa distanza, una la vedete molto luminosa e l'altra la vedete meno luminosa. Poi immaginate di allontanare sempre di più la torcia molto luminosa, arrivate a un punto in cui sembrano uguali come luminosità, eppure sapete che una è molto più potente dell'altra. Se allontanate ancora la torcia molto luminosa, questa è meno luminosa dell'altra. Quindi è ovvio che per poter capire qual è la reale luminosità di una stella dovremmo conoscere la distanza, ma noi guardando il cielo, qui stiamo parlando solo di osservazione, non siamo in grado di farlo. E quindi chiaramente questo parametro ci dice soltanto da Terra questa stella ha questa luminosità e quest'altra. Però è un parametro utile perché ci permette comunque di orientarci. E questa è la classificazione che è stata fatta poi nell'Ottocento, non è quella di Ippaco. Il valore zero di magnitudine è stato dato, diciamo, in maniera arbitraria, proprio per avere un'indicazione, alla luminosità della stella Vega. Questa è una stella di cui vi parlerà Alessandra Maggio, perché è la stella più luminosa della costellazione della Lira, che è una costellazione del cielo estivo, quindi molto bella e molto alta, visibile nel cielo estivo. Poi la cosa particolare della magnitudine, ve la dico perché sennò se leggete i cataloghi stellari vi potete sbagliare, è che quando noi andiamo a 1, 2, 3, non andiamo a crescere in luminosità, ma a decrescere, cioè i valori positivi sono le luminosità via via più basse, mentre i valori negativi, quindi meno 1, meno 2, meno 3, sono le luminosità più alte. È il contrario di quanto ci verrebbe da pensare. Per cui, per esempio, la magnitudine 2 è la luminosità della stella polare, che oggi vedremo, che non è una stella poi così luminosa. Diciamo che siamo alla luminosità limite per un centro urbano, quindi per una zona molto illuminata dal punto di vista luminoso.
Poi andando via via più giù arriviamo alla magnitudine 6, che è la magnitudine massima a cui noi possiamo arrivare ad occhio nudo, in un cielo perfetto, quindi dove c'è un bel cielo limpido, terso e completamente buio. Poi non è che ci fermiamo alla 6, andiamo alla 20, alla 30, ma lì andiamo al fannaggio di strumenti professionali ovviamente. Quindi sotto la 6 abbiamo bisogno di telescopi, cioè di strumenti che ci permettano di raccogliere più luce e di portare più luce al nostro occhio. Viceversa, andando nelle magnitudini negative, andiamo chiaramente verso oggetti molto luminosi. -1,46 è la luminosità di Sirio. Sirio è una stella di cui parleremo oggi, perché è la stella più luminosa della costellazione del Cane Maggiore, che è una costellazione invernale, ed è la stella più luminosa di tutto il cielo, nord e sud. Più luminoso di Sirio è Venere, il pianeta Venere, che è un pianeta luminosissimo, è il pianeta più luminoso che noi possiamo vedere, che arriva alla massima magnitudine di -5 quando è in condizioni ottimali. Poi -13 è la magnitudine della luna piena, -26 è il Sole, per farvi capire più o meno i rapporti tra i vari. Altra cosa di cui volevo parlarvi riguarda il nome delle costellazioni. Ora, delle costellazioni, scusate, delle stelle. Vedrete che molte stelle hanno dei nomi propri e la maggior parte di questi nomi propri sono nomi arabi, proprio per quel discorso che vi ho fatto prima. Però le stelle visibili a livello di occhio nudo, anche le stelle più luminose a livello telescopico, quindi studiate dai primi astronomi dal 600 in poi, prendono anche il nome sulla base dell'alfabeto greco, partendo dall'alfa in poi fino all'omega, a cui si aggiunge il nome della costellazione in latino. E le stelle, la stella più luminosa della costellazione normalmente è l'alfa, e poi via via si va in ordine decrescente di luminosità. Poi vedremo che abbiamo un sacco di eccezioni, perché in realtà in alcune costellazioni abbiamo la stella alfa che è meno luminosa della stella beta, addirittura anche stelle, diciamo, a volte capita anche che la gamma, la delta, siano più luminose della stella alfa. Probabilmente perché o in passato non avevano stimato bene la luminosità, oppure siamo di fronte a stelle variabili, perché esistono delle stelle che possono modificare la loro luminosità nel tempo e quindi magari erano più luminose e adesso lo sono meno. Alla lettera greca viene aggiunto il nome della costellazione in latino in genitivo, quindi la stella alfa del Cane Maggiore è Alfa Canis Majoris, Alfa Canis Minoris e così via, Alfa Ursae Minoris, eccetera. Iniziamo a parlare di costellazioni a questo punto. Questo argomento di cui vi parlo è un argomento che si sovrappone nella lezione mia e in quella di Alessandra, perché andiamo a parlare di quelle che sono le costellazioni intorno al Polo Nord. Sono costellazioni che vediamo tutto l'anno, perché, adesso vi spiegherò perché, le cosiddette costellazioni circumpolari, cioè intorno al Polo Nord, sono costellazioni che non tramontano mai, cambiano di posizione nel corso dell'anno, ma le vediamo sempre, quindi le vediamo nel cielo estivo primaverile e in quello autunnale invernale. Perché questo? Perché noi, la nostra Terra è una sfera, sostanzialmente, possiamo immaginarcela così, che ruota intorno al Sole in un'orbita ellittica, che poi è quasi circolare sostanzialmente. E il suo asse di rotazione punta precisamente in due direzioni, che sono il nord, quella al di sopra dell'equatore, ed il sud, quella al di sotto dell'equatore. Perché nord e perché sud è un discorso arbitrario, una scelta che è stata fatta così, poteva essere il contrario, però nel momento in cui vengono dati i nomi ai vari settori si è deciso di far questo e arbitrariamente si è scelto questo. Il nostro asse terrestre non è perfettamente dritto, è leggermente inclinato di circa 23 gradi e ha una caratteristica che ci rende abbastanza fortunati a noi dell'emisfero boreale, cioè l'asse terrestre dalla nostra parte, quindi a nord, punta quasi esattamente nella direzione di una stella, che è la stella polare. Questo non succede all'emisfero sud, perché non ci sono stelle così ben riconoscibili verso il quale punta il polo sud. E la stella punta la stella polare. Altra cosa interessante è che il nostro asse terrestre non rimane fermo nel tempo, ma ha dei movimenti circolari. Questo movimento circolare, diciamo, quindi compie in realtà la Terra, oltre a muoversi intorno al Sole, il suo asse fa anche questo lavoro qua, oscilla. In questo modo qua, ora questa è una GIF perché lo rappresenta in maniera un po' ampia, però per farvi capire, è un movimento oscillatorio. Questo movimento prende il nome di movimento di precessione, di moto di precessione, e ha una durata complessiva di 26.000 anni, cioè l'asse terrestre compie una rotazione completa intorno al proprio asse, intorno a se stesso, di 26.000 anni. Perché ve lo dico? Perché la stella polare non sarà sempre la nostra stella polare.
ma siccome si muove questo asse terrestre cambia. Tra 13.000 anni sarà Vega. Vega è una stella molto luminosa, di cui appunto vi ho parlato prima, è la stella alfa della costellazione della Lira. E per quel che riguarda la nostra stella polare, verso il quale è quasi preciso il puntamento del Polo Nord, bene, sarà ancora più vicina al Polo Nord nel 2100, cioè il nostro asse terrestre si sta avvicinando alla stella polare e raggiungerà la minima distanza, sarà quasi coincidente con la stella polare nel 2102 per l'esattezza, sarà in cui sarà in assoluto più vicina alla stella polare. Detto questo, voi capite che nel momento in cui la Terra punta nella stessa direzione e ruota intorno al Sole, che cosa succede alle stelle che gli stanno intorno? Non spariranno mai dalla vista. Ruoteranno, cioè noi le vedremo come effetto prospettico ruotare, ma non spariranno mai e quindi le vediamo sempre. Quindi abbiamo le cosiddette costellazioni circumpolari, che sono queste. L'Orsa Maggiore, diciamo che le conoscete perché sono due, sicuramente sono di grande rilievo, che sono l'Orsa Maggiore, l'Orsa Minore, ma abbiamo anche Cassiopea, Cefeo, Drago e Giraffa, sono le costellazioni principali. La Lince. Ce ne sono altre, ma io ho citato ovviamente quelle, diciamo, di maggior rilievo, e non parlo neanche di tutte perché è inutile che vi parli di costellazioni piccolissime che poi non siete in grado di riconoscere se non andate veramente in cima a un monte, ecco, poi il buio più totale. Questa GIF dovrebbe rappresentare quello che il movimento rotatorio se parte, sì, vedete cosa succede? Nel corso dell'anno, praticamente, le vediamo modificare la posizione. La nostra posizione autunnale è questa, con l'Orsa Maggiore più bassa, poi abbiamo l'inverno, la primavera e l'estate. Quindi questo è il moto rotatorio, diciamo, delle costellazioni intorno alla stella polare. Iniziamo a parlare delle costellazioni. Allora, quando vi parlo di Orsa Maggiore, secondo me voi pensate a questa immagine, giusto? Questa immagine è quella che tutti conosciamo meglio. È una costellazione, diciamo, è un'immagine, non è una costellazione, vi spiegherò perché. È un'immagine di 7 stelle, molto luminose, le vediamo bene anche dal cielo cittadino, le conosciamo bene anche a Genova. Questa prende il nome, questa figura anche di grande carro, di cui questo è il manico del carro e questo è il carro, ma gli americani, che sono un po' meno fantasiosi, lo chiamano the Big Dipper, il grande pentolino. Effettivamente può sembrare un grande pentolino, quindi può essere uno, può essere l'altro, comunque il concetto è questo. In realtà questo non è tutta la costellazione, perché tutta la costellazione è questa qua. Quindi abbiamo il manico, il carro, ma poi abbiamo anche il muso e le zampette dell'orsa. Ora, quando parliamo di linee virtuali che collegano le costellazioni, vi renderete conto che le figure, nella stragrande maggioranza dei casi, non ricordano assolutamente l'oggetto di cui stiamo parlando. Nel caso dell'orsa, diciamo che non possiamo magari dire che è un orso, ma un animale sicuramente ce lo ricorda. Quindi abbiamo il grande carro, ma la costellazione è tutta questa, e quando abbiamo un'immagine che è molto ben riconoscibile nell'ambito di una costellazione, parliamo di asterismo. Quindi se voi sul libro leggete questa figura è un asterismo, vuol dire che è un'immagine, una parte di una costellazione che è molto ben riconoscibile, è una figura molto caratteristica e quindi viene identificata. Lo rivediamo anche qua, abbiamo anche i nomi, diciamo, delle stelle, vedete sono tutti i nomi arabi, i nomi delle stelle del grande Carlo, e appunto del Big Dipper, e la forma rossa sarebbe questa qua, diciamo. Ma effettivamente l'immagine ci può ricordare abbastanza, è un animale di grosse dimensioni. La cosa interessante dell'Orsa Maggiore è che è differente per certi versi da altre costellazioni, perché nella stragrande maggioranza delle costellazioni le stelle che ne fanno parte, quindi le stelle principali che noi andiamo a collegare, in realtà sono vicine solo per fatti prospettici, cioè una magari a 100 anni luce, l'altra magari a 2000 anni luce, l'altra magari a 5000, però poi chiaramente noi le vediamo vicine nel cielo, le colleghiamo e danno una costellazione. Nel caso dell'Orsa Maggiore invece no, perché ben 5 stelle su 7 fanno parte di un ammasso stellare, quindi sono stelle che sono vicine ad altre stelle e che sono legate gravitazionalmente a queste stelle. Gli ammassi stellari sono degli oggetti che vi farò vedere questa sera, ve li introduco così poi quando ve li faccio vedere sapete di cosa sto parlando. Nel momento in cui le stelle nascono e diciamo vengono alla luce, perché anche loro come noi hanno una vita e quindi hanno un momento in cui nascono da grandissime distese di gas e di polveri all'interno delle galassie.
E in queste distese di gas e polveri non nasce una stella di solito, perché sarebbe uno spreco di materia, poi ne abbiamo centinaia di anni luce di roba e ovviamente nasce solo una stella. No, di solito ne nascono tante. Quando nascono tanti oggetti insieme, quelli che rimangono, un po' come il nostro sistema solare, che dove abbiamo il Sole e i pianeti che sono legati dalla gravità, quando nascono tante stelle insieme, queste inizialmente sono legate dalla gravità. Poi i moti chiaramente, diciamo, anche delle stelle vicine, altre attrazioni, insomma, vari, anche altri moti della galassia, eccetera, possono anche farle allontanare. Però inizialmente le stelle nascono in ammassi stellari, anche il nostro Sole nasce sicuramente in un ammasso stellare e poi si allontana. Quindi gli ammassi aperti sono degli ammassi, lo vedremo, aperti perché vediamo delle zone proprio abbastanza dense di stelle, ma non densissime, sono appunto degli ammassi di stelle giovani che si sono formate da poco. E appunto 5 stelle dell'Orsa Maggiore fanno parte di un ammasso aperto, sono a una distanza di circa 70-80 anni luce da noi. Altra cosa interessante è che questa stella qua, Mizar, proprio al centro del timone del carro, ha una proprietà interessante, perché viene utilizzata come, dagli astrofili, come prova di acutezza visiva. Nel senso che se ci troviamo in un cielo buio e abbiamo una bella vista, io non ce l'ho, infatti non l'ho mai vista, però Attilio, il nostro segretario, invece la vede benissimo, ci accorgiamo che non è una stella singola, ma è una stella doppia, cioè riconosciamo due stelle vicine. Anche qui introduco un altro concetto. Noi siamo abituati al nostro Sole, al nostro sistema solare, e abbiamo una stella sola noi. In realtà, gli studi che abbiamo fatto sulle stelle delle galassie ci hanno portato a capire che in realtà il nostro sistema solare è un po' un'eccezione, cioè sono molto più frequenti i sistemi stellari, quindi fatti da due, tre o anche sistemi multipli di tante stelle, piuttosto che una stella singola. Probabilmente questo è legato all'origine delle stelle, no? Nel senso che se nascono insieme in ammassi stellari, poi magari sì che si disperdono, ma alcune, quelle più vicine, tendono a rimanere legate un po' come fanno i pianeti col Sole. E quindi nel caso di Mizar abbiamo un sistema stellare che non è soltanto doppio, cioè noi riconosciamo solo una compagna, ma è un sistema multiplo. In realtà poi studi successivi hanno fatto comprendere che sono 7 stelle, di cui alcune visibili con i telescopi, altre addirittura richiedono tecniche più sofisticate. Però insomma noi ci possiamo accontentare, visto che parliamo di visuale, di vedere se abbiamo una vista da lince e riusciamo a vederle almeno. L'Orsa Minore. Allora, l'Orsa Minore, lo sapete, ha una forma analoga al Grande Carro, solo che in realtà è piccola, è più piccola, tant'è vero che prende il nome di Piccolo Carro. Nel caso dell'Orsa Minore, a differenza dell'Orsa Maggiore, il Carro è proprio la costellazione, quindi l'Orso sarebbe tutto questo praticamente, per cui insomma vedete che già la faccenda è un po' più complicata nel riconoscerla. Per riconoscerla possiamo sfruttare un allineamento molto semplice, perché adesso vi farò vedere tutta una serie di allineamenti stellari che possiamo utilizzare per andare a riconoscere le altre costellazioni. E qui la faccenda è semplice, perché il Grande Carro lo riconosciamo facilmente, direi che riusciamo a riconoscere tutti. Se noi partiamo dalle due stelle poi più luminose del Grande Carro, che sono poi quelle, diciamo, alla fine del Carro, che sono Merak e Dube, e ci allunghiamo di 5 volte la distanza tra Merak e Dube, andiamo a pozzare nella stella polare, non ci possiamo sbagliare. Cioè noi partiamo da Merak, puntiamo Dube, che è la stella più luminosa, e andiamo avanti circa 5 volte la distanza, questa distanza, e incontriamo la stella polare. Riconosciuta la stella polare, voi dite, a questo punto è facile riconoscere il Piccolo Carro, mica tanto. Perché in realtà solo queste due stelle, che sono Kokat e Ferkat, sono visibili bene, sono luminose, quindi le vediamo da un cielo anche cittadino. Le altre stelle sono molto meno luminose. La stella meno luminosa ha una magnitudine pari a 5. Effettivamente il Piccolo Carro viene utilizzato dagli astrofili per capire se una serata è molto buona per osservare, perché se vediamo tutte le stelle del Piccolo Carro in cielo buio, sappiamo che ci troviamo in un bel posto, diciamo, buio e con una buona visibilità. Per cui diciamo che non ci possiamo aspettare di vedere il Piccolo Carro in città. La stella polare la vediamo, ma il Piccolo Carro nella sua interezza decisamente no. Adesso comincio a farvi vedere un po' di oggetti che possiamo andare a vedere a livello delle, diciamo, osservando col telescopio, sapendo dove puntarlo, ovviamente nelle varie costellazioni. E gli oggetti sicuramente più interessanti che possiamo andare a vedere sono ovviamente galassie e nebulose. Le nebulose sono degli addensamenti di nubi e di
diciamo, di gas e di polveri all'interno delle galassie che vedrete possono assumere delle forme e dei colori meravigliosi. Le galassie sono delle enormi isole di stelle e di materia, perché poi hanno gas, polveri, anche materia, insomma c'è tantissimo all'interno delle galassie, però possiamo considerare delle enormi isole distese di stelle sparse nell'universo, molto distanti da noi e più o meno simili alla nostra Via Lattea. Noi siamo veramente una roba piccolissima in confronto alle dimensioni dell'universo. Queste due che vi mostro sono AM81 e AM82 e sono due galassie visibili nella costellazione dell'Orsa Maggiore. La distanza di questi oggetti è di 12 milioni di anni luce. Quindi nel momento in cui Claudio Troglia, che è il socio che ha fatto queste foto, ha preso queste immagini, la luce che lui ha catturato era partita 12 milioni di anni, di anni prima. Noi quando guardiamo il cielo andiamo a guardare il passato e possiamo andare veramente tanto in là nel passato. Guardiamo il passato già guardando il nostro Sole. Voi non lo direste, però il tempo che ci mette la luce dal Sole ad arrivare a noi sono 8 minuti. Quindi quando voi osservate con gli occhialini ovviamente protetti, quelli da osservazione solare, quindi comprati nei negozi appositi o coi filtri dei telescopi, il Sole andate a guardare 8 minuti prima. È sempre, nel momento in cui noi facciamo astronomia guardiamo nel passato, tanto più passato quanto più distante ci spingiamo, ormai con gli strumenti attuali ci spingiamo quasi in prossimità del Big Bang, quindi è veramente pazzesco quello che si riesce a fare. Detto ciò, ci sono due bellissime galassie che poi vi farò vedere rappresentate anche in altre fotografie. Questa è una spirale vista di faccia, immaginate di vedere una girandola e di guardarla di fronte. Quest'altra è stata classificata per tantissimi anni come galassia irregolare, perché vedete che ha una forma un po' strana, come se non fosse regolare. In realtà, poi vi farò vedere delle altre foto dopo dove si capisce ancora meglio, è una spirale vista di taglio, quindi immaginate una girandola, noi la guardiamo di taglio e quindi sembra piatta. Però è così irregolare nella parte centrale perché questa galassia, in una foto secondo me si vede ancora meglio, ha un grossissimo buco nero all'interno, come tutte le galassie hanno un enorme buco nero all'interno, ma quella di M82 è un nucleo galattico attivo, ve l'ha citato parlando nei corsi Alessandra, i nuclei galattici attivi sono dei buchi neri che stanno ingurgitando delle enormi quantità di materia. E mentre ingurgitano materia, non abbiamo ancora capito bene i meccanismi che causano questo, ma si pensa sia legato proprio ai campi magnetici enormi che si creano dei getti di plasma e di energia, quindi di materia e di energia, che vengono sparati fuori dal buco nero. E questo è visibile, è la causa dell'irregolarità di questa galassia. Qui abbiamo di nuovo M82 rappresentato da Frank Floris, che è il nostro socio astrofotografo, vedete ancora meglio l'irregolarità proprio della galassia. E questa è una foto da campo più ampio dove abbiamo tutte e due le galassie insieme che ha rappresentato Guido Pasi. Quando vi dicevo che i risultati sono veramente pazzeschi dell'astrofotografia amatoriale, cioè qui parliamo di una persona che non fa l'astronomo di professione, un medico come me, per cui facciamo tutt'altro a livello lavorativo, lui è un appassionato pazzesco e devo dire è veramente bravo sia a catturare le immagini che a elaborarle. Però insomma abbiamo dei risultati che una volta avevamo strumenti professionali. E qui vedete questi sbuffi rossi dalla galassia? Vedete che c'è la galassia vista di taglio come degli sbuffetti rossi che escono fuori. Quelli sono quei getti di materia dal buco nero che vi dicevo prima. Quindi diciamo che nascono appunto dal buco nero supermassiccio. Questa è un'altra galassia che è nella costellazione dell'Orsa Maggiore ed è M101. Ah, e qui vi sto dicendo questi nomi M81, M82, M101. Vi do un attimo una spiegazione per chi non lo sapesse. Ovviamente in astronomia, come in tutti gli argomenti scientifici, nel momento in cui abbiamo tante cose da vedere, dobbiamo classificare. Perché se non le classifichiamo, poi non sappiamo qual è una, qual è l'altra e a cosa ci stiamo chiaramente rivolgendo. La prima classificazione degli oggetti del cielo profondo è stata fatta nel 1700 da Charles Messier. Charles Messier era un astronomo francese. Ora, il telescopio è stato scoperto nel 1600 da Galileo, per cui ovviamente prima non si poteva classificare gli oggetti del cielo profondo perché nessuno era in grado di vederli. Poi i primi telescopi sinceramente erano dei fondi di bottiglia, per cui per carità, ovviamente già Galileo fece le prime grandissime scoperte, ma non aveva neanche ben capito di analisi, li aveva capiti, ma insomma li vedeva veramente tutti distorti. Quindi ovviamente si sono dovuti perfezionare gli strumenti prima di riuscire a vedere degli oggetti in maniera più decente.
Il primo che inizia a fare questo lavoro di classificazione è questo astronomo, ma non lo fa perché gli interessano questi oggetti, perché in realtà lui non ne vede bene la struttura, lui le vede come delle sorte di nuvolette, diciamo, ma non capisce che cosa sono. In realtà lui era un grandissimo interessato di comete, a lui interessava trovare le comete, un sacco di comete, e gli oggetti gli davano fastidio, perché lui si trovava sempre a osservare questi oggetti che non cambiavano posizione nel cielo, ma gli rompevano le scatole, perché ogni tanto si confondeva e li prendeva per comete. E allora decide di classificarli perché così sapeva dove erano e non si poteva sbagliare. E quindi inizia a classificare, stila un catalogo che complessivamente, con qualche aggiunta successiva, arriva ad essere un catalogo di 110 oggetti. Sono gli oggetti più belli per l'astrofilo, perché sono quelli più luminosi, più visibili da osservare, sono gli oggetti del catalogo Messier, da cui il nome M, con il numero che corrisponde. Quindi M101 è questa galassia, è una galassia, è una spirale anche questa, non compatta in questo caso, perché vedete che i bracci della spirale non sono così avvolti, e non pensiate che io sia diventata pazza a dire i bracci, ma nelle galassie si dice proprio bracci, non braccia, quindi è corretto. Ed è un oggetto, diciamo, ben più grande della nostra galassia, è 170.000 anni luce di diametro, la nostra galassia è su 100.000, ed è un oggetto posto a 24 milioni di anni luce da noi, quindi siamo già al doppio delle galassie precedenti. Questa galassia è stata ripresa recentemente, magistralmente, da Guido Pazzi, il quale ultimamente ha ulteriormente perfezionato le sue tecniche fotografiche e secondo me sta ottenendo dei risultati spaventosi, come bellezza nel senso, perché qui non soltanto riconosciamo la struttura della galassia, ma vediamo anche, vedete questi puntini rossi? Questi puntini sono le nebulose all'interno della galassia, dove si stanno formando le stelle, quindi non vediamo nebulose nella nostra galassia, le vediamo anche in una galassia a 24 milioni di anni luce da noi. Poi abbiamo, vedete il colore azzurrino dei bracci? L'azzurro è tipico di stelle giovani. Nelle galassie la zona dei bracci è quella dove si formano più stelle e quindi riconosciamo il colore azzurro delle stelle più giovani. Mentre nella parte centrale, come in tutte le galassie spirali, perché hanno tutte questa organizzazione, quindi praticamente tutte, abbiamo una zona più arancio, vedete, più arancio giallognola, sono le stelle più antiche, cioè tendenzialmente nella parte centrale abbiamo meno popolazione giovane e più popolazione di stelle vecchie. Quindi, voglio dire, questo era veramente un risultato professionale fino a poche decine di anni fa, ormai le facciamo noi le foto, e mi fa anche piacere, cioè noi, plurale maiestatis, le fa Guido, però voglio dire, è comunque un piacere vederle. Andiamo avanti con le costellazioni. Costellazione di Cassiopea. Allora, vi faccio vedere l'allineamento per riconoscerla. In realtà, secondo me, non serve a niente, perché nella pratica Cassiopeia è una costellazione molto luminosa anche lei. Sono stelle molto luminose, sempre sopra la seconda magnitudine, e ha una forma molto caratteristica, perché ha una forma a V doppio, vedete? Comunque, nella pratica è sostanzialmente opposta rispetto al Grande Carro se noi prendiamo come centro la stella polare, oppure, se proprio ci piace seguire gli allineamenti, partiamo dal Alcaide, che è la stella, l'apice, diciamo, del manico del Grande Carro, superiamo la stella polare, riconosciamo l'ultima stella di Cassiopea e poi ricostruiamo la costellazione. Peraltro vi dico, se osservate il cielo la vedete bene, perché è facilmente riconoscibile. Tra l'altro in autunno è nel suo momento di massima visibilità, perché è bella alta il cielo, nel punto in cui è più alta. Poi vi farò vedere una cartina con le varie stagioni, però è bella bella alta il cielo. Cassiopea sarebbe questa. Ora, francamente, dirvi che io riconosco la regina di Etiope Cassiopea in questo zigzag, no, per questo vi dico che per lo più, però gli antichi evidentemente erano più fantasiosi di quanto non siamo. Poi vedremo che Cassiopea è legata a livello, cioè, rappresenta insieme ad altre costellazioni un mito greco proprio rappresentato nella punta celeste. Ve la faccio rivedere così non ve la potete dimenticare, è proprio la classica forma a V doppio. Questa è una bellissima foto presa sempre da Guido Pazzi, in questo caso una foto fatta con una reflex, con una macchina fotografica senza telescopio, perché qui ho usato banalmente un obiettivo da 35 mm, quindi un obiettivo di una macchina fotografica reflex, ottima qualità, diciamo però normale, non ho utilizzato strumenti strani, è una foto ad ampio campo, si dice, e vedete che Cassiopea è immersa come in una sorta di nuvoletta. Questo perché è una costellazione immersa nella Via Lattea, quindi vediamo proprio la nebulosità anche della nostra diciamo, galassia. E proprio per questo motivo in Cassiopea, vedete che lui ha fatto questi cerchiolini,
abbiamo delle zone dove abbiamo proprio delle nebulose, quindi degli addensamenti di nube di gas e di polveri molto più ben definiti, che sono facilmente riconoscibili. Ve ne faccio vedere qualche particolare, perché poi hanno delle forme bellissime, dei colori bellissimi e hanno anche dei nomi che ricordano le loro forme, quindi è anche divertente da vedere. Oltre alle nebulose abbiamo anche degli ammassi, diciamo all'interno della costellazione di Cassiopea. Questo per esempio è l'ammasso aperto M52. Vedete che quando vi parlo di ammasso, questa zona qua, vedete come le stelle sono più fitte rispetto alle altre, no? Proprio perché sono più raggruppate. Questo è un ammasso aperto, vi farò vedere anche la differenza con gli ammassi cosiddetti globulari, che invece sembrano proprio dei globuli, sono una cosa completamente diversa, poi ve li faccio vedere dopo. Qui abbiamo questo oggetto a circa 4.000 anni luce da noi, questi sono tutti oggetti all'interno della nostra galassia, quindi relativamente vicini. Le stelle qui sono giovani, sono stelle che hanno circa 160 milioni di anni. Ora, voi mi direte 160 milioni di anni è a metà veneranno, nelle stelle no. Il nostro Sole, che è una stella tra l'altro neanche poi chissà che stella, ha 4 miliardi e mezzo di anni ed è a metà della sua vita. Per cui quando parliamo di tempi stellari siamo veramente su un altro pianeta rispetto ai nostri, non riusciamo neanche a immaginare. Questa è una bellissima nebulosa, vedete quando parlo di nebulose, sono proprio degli ammassi, diciamo delle zone diciamo, nebulari molto ben riconoscibili. Questa prende il nome di Bubble Nebula, questa è una foto di Giorgio Ferrari, un altro nostro socio astrofotografo, Bubble perché ha questa bolla all'interno. Vedete che ha un colore rosso questa nebulosa? Questo è legato al fatto che l'idrogeno, che è l'atomo più semplice, l'elemento più semplice della nostra tavola periodica e che è il principale costituente di tutto il nostro universo, il 70-75% delle nebulose è fatto di idrogeno, bene, l'idrogeno in questa nebulosa è eccitato, è attivato, diciamo, dall'energia delle stelle che emette luce propria. Cosa? Ed emette, e quindi essendo attivato, essendo eccitato, inizia ad emettere luce. Una luce che ha un colore caratteristico rosso. Ora, in realtà, quando parliamo di astrofotografia, non è che il sensore fotografico catturi la luce. Nell'astrofotografia si viene a ricostruire, diciamo, la luce sulla base di algoritmi nel processo di cattura della luce, il colore, nell'elaborazione poi dell'immagine. Non pensiate che in astrofotografia l'elaborazione sia come photoshoppare le foto delle modelle, perché uno dice accidenti, uno prende la foto, poi la modifica e ci fa venire fuori quello che vuole. No, non è come andare a togliere la cellulite. Qui stiamo parlando di oggetti molto deboli come luce, no? Quindi molto poco luminosi. I nostri sensori fotografici vengono tirati al massimo per cercare di catturare il più possibile la luce nei loro sensori. L'elaborazione che viene fatta dopo, della quale Guido è veramente un maestro, che è complessa, ma lui la spiega molto bene nel suo corso, è un lavoro che va a tirare fuori il massimo dell'informazione. Non è un falsificare. È un tirar fuori l'informazione, è un tirar fuori i colori, diciamo, che il sensore non riesce a catturare per la debolezza della luce, ma noi siamo in grado poi di tirar fuori con l'elaborazione. Questo per spiegarvi che non andiamo a falsificare, ecco, è tutto vero quello che facciamo vedere. Altra immagine di Guido Pazzi, questa sempre della stessa nebulosa. Vedete che quando si cambia il sensore, quando si cambia magari la strumentazione, cambiano anche i dettagli che siamo in grado di percepire, secondo me sono bellissimi. Altra bellissima nebulosa è questa prende il nome di nebulosa cuore, direi che non c'è motivo di spiegare perché, è sempre una nebulosa con l'idrogeno eccitato, quindi con l'idrogeno che butta fuori luce, queste zone sono tutte zone dove abbiamo un'intensissima formazione stellare, cioè tutte queste nebulose sono zone, possiamo dire proprio delle nursery stellari, zone dove stanno nascendo le stelle. Altra nebulosa carina che vi ho messo perché secondo me ha una forma divertente è questa, nebulosa Pac-Man. Vedete, ricordalo il nostro gioco che andava di moda ai miei tempi quando ero ragazzina io e appunto prende questo nome. Ora, sia la nebulosa cuore che la Pac-Man a livello visuale sono un po' più difficili, sono tutte un po' più difficili da vedere, è chiaro che in fotografia risaltano di più, però in cieli bui noi astrofili ci divertiamo ad andare a cercare anche le nebulose un po' più sfuggenti. Costellazione del Cefeo. La costellazione del Cefeo la andiamo a cercare sempre utilizzando la costellazione di Cassiopea. In questo caso, diciamo, andiamo a partire da praticamente dalle prime due stelle di Cassiopea, vedete, queste qua,
e ci allunghiamo verso nord e andiamo a riconoscere una stella luminosa che non possiamo non riconoscere perché si vede bene, Alderamin, e da lei poi ricostruiamo questo pentagono che rappresenta Cefeo. Cefeo è questo qua. Ora anche qui dirvi che questo rappresenta Cefeo, queste sarebbero le spalle, questo è il tronco, ci può tanta fantasia, però ripeto, gli antichi ce l'avevano, ce la facciamo vedere anche noi. In realtà noi la chiamiamo anche, viene anche chiamato la casetta, perché di fatto, vedete, ricorda la casetta. Quindi se volete pensare a Cefeo, cercate Cassiopea, la stella polare, Cassiopea, e diciamo che tra Cassiopea e la stella polare cercate una casetta che punta in mezzo, praticamente, e quindi riconoscete la costellazione di Cefeo. La costellazione di Cefeo è diciamo, una costellazione abbastanza tranquilla dal punto di vista degli oggetti, ma è molto famosa perché al suo interno c'è una stella importantissima, non tanto perché chissà cosa rappresenta, ma perché è una pietra miliare nelle scoperte astronomiche. Questa stella si chiama Delta Cephei. Questa stella è una stella variabile, quindi è una stella che cambia di luminosità nel tempo, aumenta e diminuisce la sua luminosità con un periodo, quindi con un tempo di variazione ben preciso. Bene, questa stella è stata studiata all'inizio del Novecento da un'astronoma americana, Henrietta Leavitt, in un periodo in cui le donne, tra l'altro, a livello diciamo astronomico non erano certamente di grande importanza, ma lei è riuscita a comprendere una cosa molto importante, perché ha capito che studiando le variazioni della luminosità di questa stella poteva andare a comprendere la distanza, perché riuscendo a studiare come variava la luminosità della stella, adesso non vi sto a spiegare perché è complesso il concetto, però si poteva calcolare la distanza della stella. E questo è stato importantissimo perché sfruttando questo fatto, intorno al 1930, Hubble, un astronomo famosissimo, forse voi conoscerete il telescopio che lui ha dedicato, il telescopio Hubble che da 25 anni ci dà delle bellissime immagini, proprio trovando questa stella variabile, è riuscito a calcolare la distanza per la prima volta della galassia di Andromeda. E voi direte, accidenti, vabbè, chissà che cos'è. Allora, fino al 1930 noi non sapevamo che ci fosse qualcosa oltre la nostra Via Lattea. Lo supponevamo, ma non lo sapevamo. Siamo a meno di 100 anni da oggi. Il nostro universo si è aperto in quel momento, quindi questa stellina, diciamo, che in realtà poi è una stellina, ha un grosso valore scientifico, quindi non possiamo non ricordarla, perché ha esteso il nostro concetto di universo e ci ha fatto comprendere che la nostra galassia era una tra le tante, non era l'intero universo. Questa foto è una foto recentissima fatta dal nostro socio che ha seguito i corsi di Guido Pasi, Mirko Massoni, si sta cimentando quest'estate, sta mandando un sacco di foto a me, ad Alessandra che sta realizzando. E è una foto di una nebulosa nella costellazione del Cefeo, che è la nebulosa Proboscide, d'elefante, perché ricorda una proboscide, in realtà questo è un pezzettino. È una foto in bianco e nero, ma forse qua purtroppo diciamo il nostro proiettore non ha un'altissima qualità. Comunque questo è tutto un complesso nebulare, non so se voi vediate la nebulosità. E questa è una nebulosa oscura, cioè questa zona dove vedete nero non è una zona dove non c'è niente, ma in realtà c'è più che dalle altre parti, cioè lì la nebulosa è talmente densa che la luce di quello che sta dietro non passa, non si vede niente, quindi la vediamo soltanto perché c'è la luce delle stelle che ci stanno intorno e della nebulosa che ci sta intorno, se no non la vedremo. Queste sono delle zone proprio dove si stanno formando nuove stelle, quindi la materia è molto molto compatta. Come immaginatevi di trovarvi in un banco di nebbia arido e quindi la luce passa, o in un banco di nebbia fittissima e vi rendete conto che la luce ne passa poca, anche con le nuvole. Se le nuvole sono rare, la luce passa, ma se sono molto molto nere, a volte abbiamo quasi buio. È la stessa cosa. Qui abbiamo molta più materia che dalle altre parti, solo che ci sembra buia perché non riusciamo a vederci attraverso. E questa è una foto più largo campo della stessa nebulosa oscura fatta da Guido Pasi, e quindi siamo sempre nella costellazione del Cefeo. Costellazione del Drago. Ora, questa è una costellazione difficile da riconoscere. Ve ne parlo perché è un di cronaca, una costellazione importante delle circumpolari, però è indubbiamente una costellazione difficile. Le stelle diciamo più luminose sono El Tanin, che è la testa del drago, e Tuban, che fa parte diciamo della coda del drago. Tuban è interessante perché è la stella alfa della costellazione, anche se in realtà la più luminosa è questa. Ma è interessante perché era la stella polare all'epoca degli Egizi, perché come vi dicevo c'è il moto di precessione del nostro asse terrestre e all'epoca degli Egizi, parecchie migliaia di anni fa, la stella polare non era la nostra ma era questa. Comunque tendenzialmente si può partire o da Ferkader, questa stella qua, e ci si porta verso Mizar, quindi verso il grande carro, se li conosce Tuban,
oppure diciamo sempre di qua si parte, si cerca, si va a ricercare il tanin e poi si ricostruisce tutto il drago, però ripeto, è abbastanza difficile come costellazione, mi premeva dirvelo anche perché contiene appunto la stella polare degli Egizi ed è una costellazione importante. Altra costellazione quasi sempre circumpolare è la costellazione dei cani da caccia. Vi dico quasi sempre perché sotto il manico del grande carro, vedete abbiamo la concavità del grande carro, ci portiamo verso sud e riconosciamo una stella più luminosa che è Corcarori e poi la costellazione in realtà sono solo queste due stelline, come la, anche qui cane, vedercelo è difficile, però insomma è il cane, è questi due cani sarebbero uno e l'altro, il primo e il secondo cane, però insomma è abbastanza complesso. Peraltro la cosa interessante di questa costellazione sono Corcarori, che è una stella doppia, ed è una stella molto bella, risolvibile in piccoli telescopi, quindi è una cosa che noi a livello amatoriale con i telescopi facciamo vedere spesso perché è ben dissociabile. E poi soprattutto ha, un oggetto ha due oggetti all'interno che sono veramente bellissimi. Uno è questo, M3 si chiama, quindi il terzo oggetto del catalogo Messier, ed è un ammasso globulare. Vedete com'è diverso da quello che vi ho fatto vedere prima? È proprio un globo di stelle, tanto che sembra quasi che la parte centrale non sia fatta da stelle. In realtà poi se utilizziamo strumenti o sensori più sensibili, sono tutte stelline, cioè è un ammasso fatto da oltre 500.000 stelle, quindi è veramente densissimo, a una distanza di circa 35.000 anni luce, perché gli ammassi globulari sono molto più distanti di quelli aperti. È una cosa strana, sono ammassi fatti tutti da stelle vecchie. La popolazione diciamo, di queste stelle ha 10 miliardi di anni e più, quindi sono stelle molto più vicine al Big Bang della nostra, e sono ammassi che ruotano intorno alle galassie, cioè sono alla periferia delle galassie. Non abbiamo ancora capito perché, come si formino e perché stanno lì. Però ci sono e sono molto belli come oggetti da vedere a livello visuale nei telescopi, sono stupendi. E un altro oggetto bellissimo che secondo me avete visto, secondo me, in foto astronomiche, se vi piace guardare foto astronomiche, è questo. La galassia Whirlpool, la galassia Vortice, in realtà sono due galassie. Questa è M51, che è il 51esimo oggetto del catalogo Messier, e quest'altra qua è una galassia più piccola che viene attirata gravitazionalmente da quella più grande e viene cannibalizzata, cioè la galassia più grande sta assorbendo la galassia più piccola. E vi faccio vedere diciamo, diverse foto di questa. Questa è una foto che ha fatto direi Franco Floris della galassia, diciamo di questo oggetto. Poi ne ha fatta una anche Guido Pazzi successiva. Questa è una foto di qualche anno fa, quando utilizzava un sensore tipo CCD, ve lo dico non è che sia importante, però adesso ha cambiato sensore e guardate che risultato ottiene. Cioè, si sta migliorando, ma ormai diciamo, non si potrà più superare, perché ha raggiunto veramente dei livelli notevoli. E vedete, anche qui si riconoscono le zone più rosse, le nebulose più rosse, la parte diciamo, dove ci sono le stelle più... Vedete che come struttura poi è simile all'altra che avevo fatto vedere. Le stelle più azzurre, più blu, più giovani. Il centro più arancio, diciamo, e qua vedete come ci sono zone molto più scure, perché quando una galassia attira un'altra galassia, questo attiva la formazione di stelle, quindi ci sono proprio, si rimescola la materia e tutto questo rimescolamento di materia attiva la formazione di nuove stelle. Quindi la fusione di galassie, che ci può sembrare un evento pazzesco, è un evento importantissimo perché riattiva la produzione di stelle. Con questa diapositiva chiudo il discorso delle costellazioni circumpolari. Come vi dicevo, cambiano di posizione nelle varie stagioni. A noi interessa l'autunno, che è la stagione in cui stiamo andando adesso, dove abbiamo, come vi dicevo, l'Orsa Maggiore in basso e Cassiopea bella alta in cielo, e l'inverno, dove abbiamo quindi Cassiopea più alta a est, cioè un po' più alta, che sta scendendo ad est, e il grande Carro a ovest. Costellazioni autunnali. Allora, le costellazioni autunnali principali sono Pegaso, Andromeda, Perseo essenzialmente, ma anche i Pesci, l'Ariete, il Triangolo e il Cavallino. Nell'ambito delle costellazioni autunnali, la costellazione di Andromeda e del Perseo e di Pegaso sono collegate alle costellazioni di Cassiopea e Cefeo, di cui vi ho parlato prima, da un mito greco che viene, diciamo, che è stato rappresentato poi in cielo da chi ha immaginato le costellazioni all'epoca. Nel senso che Cassiopea e Cefeo sono il re e la regina di Etiopia che hanno una figlia bellissima, Andromeda. Cassiopea è una donna molto vanitosa e ritiene di essere la più bella donna del mondo insieme alla figlia,
tant'è vero che dice di essere più bella delle cinque Nereidi, che sono le donne più, diciamo che sono le figlie di Nereo, le più belle, considerate le più belle donne. Il problema è che una di queste Nereidi, che si chiama Anfitrite, è la moglie di Poseidone. Quando viene a sapere dell'affermazione di Cassiopea si arrabbia tantissimo e costringe il marito a mandare un mostro marino a distruggere le coste dell'Etiopia, anzi proprio il regno di Etiopia. Cefeo viene a conoscenza di questa cosa da un oracolo e chiede come deve fare a salvare il suo regno. E l'oracolo gli dice che l'unico modo è sacrificare sua figlia, cioè legarla su uno scoglio e offrirla al mostro come offerta per evitare di distruggere l'Etiopia. Andromeda a questo punto rassegnata viene legata a questo scoglio, sta ormai per essere divorata dal mostro marino, quando arriva Perseo sul suo cavallo alato Pegaso. Arriva Perseo che ha appena ucciso la Gorgone Medusa e quando vede Andromeda bellissima sullo scoglio nuda si innamora e dice no, aspetta un attimo, non la voglio far uccidere dal mostro e decide di combattere col mostro. Utilizza la testa di Medusa, pietrifica il mostro, vince e quindi salva Andromeda e riesce a tenerla in mano da Cefeo. Per ricordare questo mito, secondo la tradizione, gli dei del cielo rappresentano il mito nel cielo, quindi mettendo le costellazioni di Cefeo, Cassiopea, Andromeda, Pegaso e Perseo vicine, e però fanno una cosa, mettono Cassiopea in una posizione scomoda, perché ruotando intorno al polo, ogni tanto è a piedi in su, ed è una posizione sconveniente per una regina, però almeno così la puniscono per il suo peccato di vanità. Questo per ricordare, così ci ricordiamo quali sono poi le principali costellazioni dell'autunno. La costellazione di Pegaso. Allora, qui utilizziamo gli allineamenti stellari per riconoscerla e sfruttiamo Cassiopea alta in cielo. Utilizzando le due stelle mediane di Cassiopea ci allunghiamo verso sud e verso ovest di circa 7 volte la distanza delle due stelle. E riconosciamo un asterismo, come vi dicevo prima del Grande Carro, cioè una parte della costellazione di Pegaso che è molto ben riconoscibile, che è il quadrato di Pegaso, questo qua. Riconosciuto il quadrato di Pegaso, andiamo a ricostruire tutta la costellazione. La costellazione si sviluppa verso ovest e, diciamo, da sud, da Markab, ci portiamo verso Enif, che è la testa del cavallo, mentre i piedi sono questi. Alle nostre latitudini è a testa in giù, quindi il cavallo ha la testa in giù e le zampe in su. Alfetraz, che è la stella nord-est del quadrato, è una stella in comune con la costellazione di Andromeda. Quindi poi dal quadrato di Pegaso partiamo e ricostruiamo anche la costellazione di Andromeda. Quindi non è difficile, perché poi sono stelle ben visibili. Quando ripartiamo dal quadrato di Pegaso, vi ricordate Cassiopea? Scendiamo verso sud, vediamo questo quadrato. Se noi ci portiamo verso est, possiamo ricostruire con queste stelle che sono ben visibili, Algol, Almak, Merak, Mirak, andiamo a riconoscere la costellazione di questa immagine che sembra un grande carro, giusto? Sì. Prende il nome di Grande Carro d'Autunno ed è un asterismo che ci permette di riconoscere Andromeda, che è questa qua, poi la vedremo meglio, e da qua parte Perseo. Quindi, quadrato di Pegaso, Andromeda, Perseo, cioè Cassiopea, Pegaso, Andromeda, Perseo, sono tutti vicini. Questa è una galassia, prende il nome di NGC 7331. NGC è un altro catalogo come Messier, successivo, è stato compilato nel 1800. Ci sono 8.000 oggetti, quindi è molto più numeroso rispetto al catalogo Messier. Questa galassia è al di sotto del manico del grande, è di sopra, scusate, del manico del Grande Carro autunnale. È una galassia spirale, è molto simile alla nostra galassia. Questo oggetto rappresentato da Claudio Troia in questa foto ha 45 milioni di anni luce di distanza, quindi è molto molto distante da noi. Mentre questa è una foto che può sembrarvi meno esaltante, perché effettivamente gli oggetti di galassia sono molto piccolini, vedete? Qui siamo sotto il manico del Grande Carro autunnale. Questo oggetto prende il nome di Quintetto di Stefan perché sono 5 galassie, ma ve l'ho messo perché 4 di queste galassie fanno parte di un ammasso di galassie, quindi sono galassie un po' come gli ammassi stellari, e vanno oltre 300 milioni di anni luce di distanza. Quindi con strumenti amatoriali andiamo a prendere degli oggetti anche molto distanti. Costellazione di Andromeda. Vi ricordate il quadrato di Pegaso? Stella nord-est, Alfetraz, Mirak, Armak. Questa è la costellazione di Andromeda.
Questa sarebbe la testa della ragazza e qui abbiamo i piedi della ragazza, che qui è difficile da immaginare, però è così. La costellazione di Andromeda è la costellazione che contiene la galassia forse più famosa, avrete sentito tutti parlare della galassia di Andromeda, è la galassia più vicina a noi, 2,5 milioni di anni luce, ed è l'unico oggetto del cielo profondo, quindi non della nostra galassia, che noi possiamo osservare, cioè del cielo profondo ne possiamo osservare altri, ma l'unico oggetto non della nostra galassia che possiamo osservare a occhio nudo. Cioè in cieli bui la riconosciamo come un oggetto nubecolare, a nord, in questa zona qua, e è visibile, la possiamo vedere, si vede benissimo in un binocolo, quindi non è che dobbiamo avere chissà che strumenti per andare ad apprezzarla. A livello telescopico addirittura la vediamo a pezzi, perché è talmente grande che non riusciamo a vederla tutta insieme. Questa è una foto della galassia di Andromeda, rappresentata da Claudio Troglia, riconosciamo anche le sue galassie satelliti, e questa è un'altra foto presa con tecnica differente, con un'elaborazione differente da Giorgio Ferrari, dove vedete, riconoscete di nuovo sempre la struttura che vi dicevo prima, i bracci con le stelle azzurre, le nebulose rosse e oscure di formazione stellare, la parte centrale con le stelle verdi. La galassia di Andromeda è a 2,5 milioni di anni luce da noi, fa parte del nostro gruppo locale di galassie, e nonostante l'universo stia crescendo di dimensioni, la nostra galassia di Andromeda si sta avvicinando a noi. Tant'è vero che fra 4 miliardi di anni circa, se tutto coincide, è prevista la fusione con la nostra galassia. Vi ricordate la galassia vortice che vi ho fatto vedere prima? La nostra galassia e la galassia di Andromeda si fonderanno. Quindi se ipoteticamente ci fossero delle persone su questo pianeta, tra 4 miliardi di anni non ci saranno più, perché ormai il nostro Sole sarà alla fine della sua vita, quindi non sarà più come noi lo conosciamo, avrà probabilmente sarà aumentato di dimensioni, anzi sarà aumentato di dimensioni, e probabilmente avrà anche inglobato la nostra Terra, o comunque non ci sarà più possibilità di vita, però immaginiamo che qualche nostro futuro antenato si sia spostato dalla Terra e sia sopravvissuto, potrà osservare nel cielo la fusione di queste galassie. Non immaginatevi che siano eventi disastrosi, perché in realtà qua sembrano densi, ma lo spazio tra un oggetto e l'altro è tantissimo. La stella più vicina a noi sono 4 anni luce, quindi cioè parliamo di spazi enormi, quindi in realtà pochissimi oggetti si scontrano o vengono sparati fuori. Però potrebbero variare gli equilibri gravitazionali. Variano gli equilibri gravitazionali, cambiano tante cose, quindi cambia, ma non è un qualcosa di distruttivo come possiamo immaginare, noi si scontrano, va davanti, sparisce tutto, cioè tutto si rivoluziona. No, cambiano degli equilibri sicuramente. Pianeti vengono iniettati fuori, sistemi stellari anche, senz'altro, ma è anche possibile che un'ipotetica vita su un pianeta possa sopravvivere, cioè chissà, che non è che chissà che sconvolgimenti debbano succedere perché tutto venga eliminato, perché lo spazio è molto più di quello che noi pensiamo. La costellazione del Perseo, sempre il quadrato di Pegaso, andiamo in fondo al grande carro autunnale e qui abbiamo la stellina Algol, la stella Algol, che è la stella beta della costellazione, l'alfa è Mirfak, questa qua, che ci permette di riconoscere poi Mirfak e la costellazione del Perseo. Perseo sarebbe, qui ci sarebbe la testa, i piedi e questo è il braccio, perché Algol è uno degli occhi di Medusa, diciamo. Algol è una stella variabile, una stella che cambia di luminosità, una variabile osservabile anche, diciamo, dall'astrofilo, perché effettivamente nel momento in cui ha la massima luminosità è quasi come Mirfak. Quando va a essere, diciamo, nel periodo di minima luminosità è molto più debole, quindi se uno ha voglia di guardarsi per sé nel tempo è in grado di percepire le differenze di luminosità. Nel Perseo c'è questo doppio ammasso stellare, perché sono due ammassi aperti vicini, è il doppio ammasso del Perseo, è un oggetto visibile ad occhio nudo in cieli bui come un oggetto nubecolare, tant'è vero che lo cita già il Parco nel suo catalogo stellare nel 150 avanti Cristo, ed è un oggetto a 6-7 mila anni luce di distanza. Altro oggetto sempre nella costellazione del Perseo è questa bellissima nebulosa che prende il nome di nebulosa California. Alle nebulose vengono dati tutti i nomi di oggetti che possono ricordare, ma anche volendo di regioni di aree geografiche. In questo caso ricorda la forma della California, dello Stato americano, e quindi viene chiamata così. È un oggetto visibile anche a livello telescopico amatoriale, però diciamo che le nebulose e le galassie, se le vogliamo vedere in maniera decente a livello visivo, cioè dal telescopio, dobbiamo andare in cielo buio, cioè dobbiamo portare il nostro telescopio in lontano. La costellazione dei Pesci, ve ne parlo per loro di cronaca perché è una costellazione importante, in realtà è una costellazione che si vede poco, perché la stella più luminosa è di fatto la stella di magnitudine
3,5, quindi nei centri abitati non la vediamo. Tendenzialmente si parte dal quadrato di Pegaso, si va a sud e si riconosce questo cerchiolino di stelline che è un pesce, mentre l'altro, diciamo, è fondamentalmente esterno rispetto alla, cioè è verso est rispetto al quadrato di Pegaso. La costellazione di Ariete e Piria Triangolo sono di nuovo costellazioni difficili che ritroviamo sotto la concavità del manico del grande carro autunnale. Dell'Ariete riconosciamo solo questa stella che è Amal, la stella principale, mentre il triangolo è proprio incastonato fra Andromeda e la costellazione dell'Ariete. Il triangolo è una costellazione di sé vicina che non ha chissà che magnificenza, ma contiene all'interno questa bellissima galassia, che è la galassia M33, scusate, è una spirale di strefaccia, è la seconda galassia più vicina a noi, quindi siamo a 3 milioni di anni luce, quindi Andromeda 2 milioni e mezzo, il M33 è a 3 milioni di anni luce da noi. Anche qui riconoscete sempre la classica struttura delle galassie, peraltro è un oggetto meno visibile di Andromeda, cioè Andromeda la vediamo a occhio nudo, nei binocoli risalta tanto. Questa sfuggente, cioè bisogna andare in cieli bui, a livello, insomma, binocolo potente, telescopio, si vede ma non così bene. Passiamo a quello che è il mio cielo preferito, in realtà, devo dirvi, perché è il cielo invernale. Io, sarà che poi dalla parte sto sonno, per cui preferisco osservare l'inverno perché si riesce a vedere prima. Dall'altra parte il cielo invernale è spesso delle serate molto terse e quindi di fatto mi piace anche quello. Nonostante il freddo, ma devo dire, ho trovato sistemi di robe termiche che si mettono ai piedi, al corpo, eccetera, per cui riesco a sopravvivere, è il cielo che in assoluto preferisco. Qui ci troviamo, diciamo, con costellazioni che tutti abbiamo sentito sicuramente nominare e si riconoscono, non abbiamo a ricercare gli allineamenti partendo dal grande carro, piccolo carro, Cassiopea, si riconoscono già da sole. Le costellazioni principali sono l'Orione, il cane maggiore, il cane minore, il Toro, i Gemelli, l'Auriga, ma anche l'Unicorno, ce ne sono altre, ovviamente vi cito le principali. Quindi possiamo partire direttamente da Orione, che penso tutti voi abbiate forse già visto e riconosciuto, ben visibile a sud nei cieli invernali. È una costellazione a forma di clessidra, dove abbiamo delle stelle tutte molto luminose. Le due stelle principali sono Betelgeuse e Rigel. Betelgeuse è la stella alfa della costellazione ed è una super gigante rossa, quindi una stella enorme. Rigel è sempre molto grande, è una stella gigante azzurra, è una stella però giovane, ed è la stella beta. In realtà la più luminosa in questo caso, prima eccezione, è Rigel, quindi in questo caso Betelgeuse è meno luminosa attualmente di Rigel. Le tre stelle centrali oblique rappresentano la struttura del cacciatore Orione, sono tutte stelle tra la prima e la seconda magnitudine. Questa è la spada, diciamo, di Orione. Se voi si vede bene anche dalla città, se voi guardate nella parte centrale, la stellina centrale della spada, ad occhio nudo, vi accorgete che non ha un aspetto puntiforme. Sembra come una nuvoletta. È una nebulosa, perché non è una stella vera e propria, cioè ha delle stelle chiaramente dietro, ma quello che vediamo è la nebulosa, che è talmente luminosa, ed è una cosa rarissima per una nebulosa, da vedersi ad occhio nudo. La nebulosa di Orione prende il nome di M42 perché è il 42esimo oggetto del catalogo Messier e è diciamo ben visibile in telescopi e rappresentata tantissimo in fotografia. Questa foto rappresenta tutto il complesso nebulare diciamo, della spada di Orione, che poi è anche più ampio di M42, questa qua. Questa M42 è rappresentata da Claudio Troglia, questa è un'altra foto di Franco Floris, vedete? Questa è una nebulosa, è bellissima, ma si riconosce la forma bene anche in telescopi piccoli e anche dalla città. Se io ho beccato qualche serata, a volte da casa, quando uno ha voglia di osservare, delle belle serate, pur essendo in un ambiente urbano, quindi luminoso, insomma molto illuminato, si riconosce proprio la sua forma, come si riconosce bene l'ammasso che sta all'interno della nebulosa, che prende il nome di ammasso trapezio, perché le stelline più luminose hanno proprio la forma di un trapezio. La distanza di questo oggetto è 1300 anni luce circa. La dimensione di questa nebulosa? 32 anni luce circa. Sì. Tra i 32 anni luce. Sì, circa. Di M42, poi tutto il complesso nebulare è ancora più ampio.
Questa è una nebulosa vicino alla nebulosa di, diciamo, alla nebulosa di Orione, che poi è tutto un complesso nebulare, ed è famosissima questa nebulosa, immagino che l'abbiate vista già in tante foto. Prende il nome di nebulosa testa di cavallo ed è una nebulosa oscura, come era la nebulosa della proboscide dell'elefante. Quindi anche qui abbiamo una nebulosa che è molto molto densa e che noi vediamo perché si staglia su quella rossa che è dietro, quindi quella dietro fa da contrasto e ci fa vedere questa nebulosa davanti. Nebulosa testa di cavallo, che non ve lo devo dire ovviamente, ha una forma veramente caratteristica, secondo me uno dei più belli oggetti, poi forse cielo, insieme ad altre. Dalla costellazione di Orione andiamo a ricostruire le altre costellazioni. Ora io vi faccio vedere gli allineamenti, anche se in realtà le stelle delle costellazioni di cui vi parlo, che sono il cane maggiore e il cane minore, sono talmente luminose che si vedono da sé. Qui ci portiamo a est rispetto alla costellazione di Orione, però se vogliamo possiamo partire dalla cintura di Orione, ci portiamo verso sud e verso est e riconosciamo la stella più brillante del cielo, non la possiamo mancare. Questa è Sirio ed è la stella più luminosa della costellazione del cane maggiore. Se poi ci portiamo verso nord-est e creiamo un triangolo con Betelgeuse, vedete, questo si chiama asterismo del triangolo invernale. Questo è Procione, della stella alfa della costellazione delle cane minore, quindi cane maggiore e cane minore. Però, secondo me, se trovate Orione e vi spostate verso est, le vedete anche senza fare gli allineamenti, perché sono molto molto luminose. Cane maggiore, questa è la costellazione. Le stelle principali che noi vediamo sono Sirio e Mirza, che sono il muso appunto della costellazione. Questa parte a sud in realtà non si vede dal nostro emisfero, vediamo bene dall'emisfero australe. Sirio in realtà non è una stella singola, ma è una stella doppia. Ha una compagna che però è molto meno luminosa e quindi è molto, tenuto conto della grandissima luminosità di Sirio, è molto difficile da ottenere. Non sono riuscita a trovare la foto, il nostro socio che ha trovato la compagna. Un momento di buona visibilità, perché ha un periodo, adesso non mi ricordo il tempo del periodo, però ha un periodo relativamente breve, per cui ci sono dei momenti in cui si distanzia un po' di più dalla stella principale e quindi si riesce a vedere. La costellazione del cane minore è questa qua, diciamo quindi rappresentata da due stelle, la principale è sempre Procione, mentre Sirio è, diciamo, in una zona abbastanza ricca di stelle, perché diciamo, ci sono campi, ci passa la Via Lattea, quindi è una zona stellare più densa, qui è molto meno densa di stelle, per cui Procione staglia bene, si riconosce bene. Comunque una stella, ripeto, luminosissima, quindi non ci si sbaglia. L'unicorno è una costellazione che sta qua in mezzo, non la vedete nei cieli cittadini, ma neanche nei cieli suburbani, cioè bisogna andare al buio per riconoscerla tutta bene. Ve ne parlo perché in realtà contiene un oggetto molto bello, che è questa nebulosa, che prende il nome di nebulosa Rosetta, dove c'è un ammasso stellare, vedete le stelline blu, diciamo qua dentro, e la nebulosità, anche questa è zona di formazione stellare molto 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 ricca. Siamo a 5.000 circa anni luce da noi. Altro oggetto molto famoso della costellazione dell'unicorno è la nebulosa Con, una nebulosa oscura che ha questa forma tipica Con, che qui ha rappresentato Franco Flores. Se ci portiamo a nord di Orione andiamo a riconoscere le altre importantissime costellazioni del cielo invernale. Qui abbiamo Betelgeuse e qui abbiamo Bellatrix, le due stelle, diciamo, della parte alta della clessidra, per intenderci. Se ci portiamo verso nord-ovest, anche qui non ci possiamo sbagliare, abbiamo una stella arancione molto ben visibile, Aldebaran, è la stella alfa della costellazione del Toro. Poi ci portiamo da Betelgeuse verso nord-ovest, abbiamo Atena, e da qui poi lo vedremo e ricostruiamo i gemelli. Mentre se ci portiamo verso nord, Elnat è una stella in comune fra il Toro e l'Auriga, qui sopra abbiamo l'Auriga. Quindi a nord di Orione ricostruiamo questo pentagono e andiamo a trovare tutte le altre costellazioni. E le Pleiadi. Adesso le vediamo nel Toro, eccole qua. Ci portiamo verso la costellazione del Toro, nord-ovest abbiamo Aldebaran. Aldebaran è molto ben visibile e fa parte appunto della testa del Toro. Qui abbiamo le zampe, qui abbiamo le corna del Toro. Aldebaran fa parte di un ammasso di stelle che sono le Iadi, che è un ammasso, diciamo, di cui sono visibili 5-6 stelle, ma sono oltre 200 le stelle che fanno parte dell'ammasso, siamo circa 130 anni luce da noi.
Se invece ci spostiamo un po' più a nord e un po' più a ovest, lo vedete anche a occhio nudo, è bellissimo, anche nel cielo della città, riconoscete come un ammassino, cioè non, ci si accorge che è un oggetto non stellare, ma è fatto da più stelline, perché si percepisce un oggetto denso. È il famosissimo ammasso delle Pleiadi, lo avrete sentito nominare. A livello di diciamo visuale senza strumenti ne vediamo 6-7 in cieli bui se abbiamo una buona potenza visiva, in realtà siamo oltre 600 stelle poi appartenenti a questo ammasso e siamo alla distanza di circa 400 anni luce da noi. Ennant, che è poi il corno nord del Toro, è una stella in comune, lo vedremo poi con la costellazione dell'Auriga che si sviluppa a nord. Questa è una foto interessante perché viene a riprendere tre oggetti insieme. In realtà qui siamo ribaltati rispetto alle immagini che vi ho fatto vedere, cioè nelle immagini che vi ho fatto vedere noi stiamo guardando verso sud, quindi abbiamo l'ovest che è a destra e l'est che è a sinistra, quindi l'est è qua e l'ovest è qua. Qui siamo ribaltati, l'ovest è qua e l'est è qua, quindi abbiamo a ovest il Perseo che rimane più ovest rispetto al Toro, cioè quando noi siamo in inverno il Perseo sta, all'inizio della notte sta tramontando, diciamo. Quindi abbiamo qua il Perseo, quindi questa è la nebulosa California che vi ho fatto vedere prima. Poi ci spostiamo verso est, queste sono le Pleiadi, e ci spostiamo ancora, questo è Aldebaran, è la nostra Pleiade. Okay. Siamo ribaltati perché è stata fatta prima. Okay. Le Pleiadi sono queste, qui le ha rappresentate Claudio Troglia, è un ammasso stellare molto giovane, sono stelle tutte giganti azzurre. Questa che vedete è la nebulosità che avvolge le stelle, poi se vedete foto magari di telescopi professionali è ancora più evidente, diciamo, la nebulosità che le avvolge. Diciamo che secondo le teorie passate la nebulosità è la nebulosità da cui deriva dalla nebulosa da cui sono nate le stelle, che poi via via si sta dissolvendo, per cui noi vediamo praticamente ancora le stelle nella loro nebulosa che si sta disperdendo. In realtà studi più recenti hanno portato a vedere che le velocità di movimento delle stelle e della nebulosa sono differenti, per cui si pensa che in realtà siano soltanto sovrapposte a livello prospettico, però questo è ancora qualcosa che è in valutazione, diciamo. Quindi si sta un po' cambiando la visione su questo tipo di ammasso. Si pensava che fosse uno dei pochi, cioè forse l'unico ammasso aperto in cui si vedeva ancora la nebulosa, Altro oggetto molto interessante nella costellazione del Toro è questa nebulosa M1, la prima nebulosa del catalogo Messier. È differente dalle altre nebulose, lo vedete anche come forma, prende anche il nome di nebulosa Granchio, ora perché ci vedono Granchio? Io non ce lo vedo Granchio, però lo vedo lo stesso, prende questo nome. Ed è un oggetto differente dalle altre nebulose che vi ho fatto vedere perché ha un esempio di supernova. Le supernove sono stelle giganti, molto più grandi del nostro Sole, perché sono stelle che sono dalle 8 masse solari in su, che quando sono alla fine della loro vita fanno una fine spettacolare, perché esplodono in maniera vigorosa, è uno dei pochissimi eventi del nostro universo che noi possiamo apprezzare in poco tempo, perché tutti gli eventi delle stelle richiedono milioni o miliardi di anni. L'esplosione di supernova è un qualcosa che si vede nei minuti, ore, giorni, e quindi è un qualcosa che ci piace perché possiamo nell'arco di poco tempo studiarlo, è un'esplosione pazzesca e butta nello spazio tantissima materia. Bene, questa è una nebulosa che deriva appunto da questa esplosione. La stella esplode nel 1054 e lo sappiamo perché delle cronache cinesi hanno riportato questa esplosione, perché si vedeva questa stella di giorno. Era abbastanza vicina, quindi i cinesi hanno visto una stella illuminarsi e rimanere al cielo il primo giorno, quindi pensate che eventi funesti hanno pensato seguissero poi questa cosa. È illuminata da una stellina molto piccola ma estremamente densa che si chiama stella di neutroni, che è all'interno di questo oggetto. Portando Cesto di Orione, come vi dicevo, da Betelgeuse riconosciamo Atena. E come ci allunghiamo, sempre seguendo la stessa direttrice verso nord e verso est, riconosciamo due stelle vicine molto luminose, perché siamo sulla prima magnitudine, e sono Polluce e Castore, che sono le due stelle principali dei gemelli. Questa è la stella Alfa, Castore, e Polluce è la stella Beta. E anche qui è un'eccezione, perché in realtà quella che fa più luce, lo dice anche il nome, è Polluce. Polluce fa più luce, non ve lo dimenticate più, quindi è più luminoso sicuramente. Castore in realtà è un sistema... È
un sistema multiplo scoperto da Cassini nel 1600 e di queste due sono ben risolvibili con i telescopi, che sono quello che ha visto appunto Cassini quando ha identificato il sistema. Nella costellazione dei gemelli abbiamo ammassi aperti, questo è M35, vedete di nuovo la zona di stelle più dense rispetto al fondo sottostante, quindi abbiamo queste stelle che sono vicine, legate gravitazionalmente fra di loro. È un oggetto circa 2200 anni luce da noi. Devo dire che è un bel oggetto anche a livello telescopico, cioè, lo vedo anche dalla città, è piacevole sicuramente da vedere. La costellazione dell'Auriga è la costellazione più a nord di tutte, quindi Betelgeuse, Bellatrix, Aldebaran, Atena, e arriviamo in cima al Pentagono e Nat, è il corno nord del Toro ed anche la stella sud dell'Auriga. Poi ci portiamo esattamente verso nord, non possiamo non vedere Capella, perché è una stella molto luminosa, è vicino allo zero, quindi quasi come Vega, ed è la sesta stella più luminosa del cielo. L'Auriga è una costellazione molto ben riconoscibile perché è un pentagono anche questo. Il pentagono è una forma che ritorna spesso, diciamo, nelle costellazioni, questa qua. Poi vabbè, riconoscerci l'Auriga è sempre complesso, però insomma, la costellazione è questa. Anche qui vediamo un bel ammasso stellare che è M37, questa è sempre una foto di Troia, un ammasso circa 4400 anni luce da noi a est di Ennat, e qui vi metto una foto che mi ha prestato un nostro amico che è Marco Bruno, che è il presidente del Circolo Astrofili Polaris, ma di Pinerolo, e verrà il 19 ottobre a fare una conferenza qui da noi alla Meridiana, quindi diciamo sarà un piacere sentirlo anche perché un relatore molto molto bravo e molto apprezzato. Questa è la cometa 21P Giacobini Zille, che l'anno scorso è passata vicino all'ammasso M37 e lui è riuscito a fotografarla. E ve l'ho messa perché effettivamente quando parliamo di costellazioni in cui uno si concentra sempre su stelle, ammassi stellari, galassie nebulose, invece poi abbiamo delle sorprese anche nelle costellazioni che ci possono divertire, no? Tipo il passaggio di comete. E quindi poi è bello anche conoscere le posizioni per andare poi a ricercare eventualmente degli allineamenti, delle costellazioni, insomma è divertente poi per l'astrofilo questo. E Marco Bruno ve l'ho messa, questa non c'entra niente con le costellazioni, però anche sembrava bella, riuscì anche a rappresentare proprio il movimento del cielo, era molto vicina al perigeo la cometa, quindi al momento di maggior vicinanza al Sole era molto vicina anche a noi e si muoveva molto veloce nel cielo, per cui lui nell'arco di qualche ora, prendendo tante foto, poi ricostruito questa GIF col movimento della cometa nel cielo. Altro oggetto visibile nella costellazione dell'Auriga è questo. Ve l'ho messa non tanto perché è un oggetto visuale facile, perché non lo è, questo è un oggetto di un altro catalogo, prende il nome di C405, Index Catalog, è un altro catalogo ancora successivo all'NGC di cui vi parlavo prima, ma è molto bello, una nebulosa sia a emissione, quindi con una parte rossa come prima quella che vi ho fatto vedere, ma anche a riflessione, vedete questa parte azzurra? Qui l'idrogeno non è eccitato, semplicemente la nebulosa riflette la luce delle stelle che stanno dietro. Quindi nebulosa a emissione, quindi emette luce perché l'idrogeno si accende, o a riflessione, cioè riflette la luce delle stelle che stanno dietro. E di nuovo qui Padre è riuscito a prendere un oggetto difficile, mi sembrava molto bello, mi piaceva comunque metterlo e fa parte della costellazione dell'Auriga. Direi che con questo ho concluso la mia discussione sulle stelle, vi faccio rapidamente vedere i volantini di cui vi ha parlato Alessandra, tanto vi aspettiamo ovviamente l'8 maggio del 2020 perché devo vincere io, quindi vi aspetto tutti per parlare del cielo, ma non ho tanto vincere io perché il cielo invernale è più bello, ok? Non per altro. Poi ecco, come vi ha detto Alessandra, parte a ottobre il corso di astrofotografia base, magari qualcuno di voi ho solleticato l'interesse, facendo vedere un po' di foto, e parte il 9 ottobre, di mercoledì sono i corsi di astrofotografia, 9, 16, 23 ottobre, con le prime nozioni per iniziare già a fare qualcosa, quindi se uno vuole iniziare con la rete a fare qualcosa si può cominciare a chiedere a lui i primi accenni. Concorso di astrofotografia, non ve lo ricito, ve l'ha già parlato Alessandra, il 29 novembre. Tre conferenze alla Meridiana quest'anno, anziché al Museo di Storia Naturale, abbiamo una splendida location che è un Palazzo dei Rolli, per cui non possiamo che essere fieri di questo cambiamento, di questa possibilità per quest'anno del museo, ma è un'occasione per andare a visitare anche le mostre che ci sono, non perché abbiamo un prezzo di favore volendo per le mostre, ma comunque le nostre conferenze restano gratuite e il primo sarà Marco Bruno, Cosmologia delle origini, non solo di Terre, quindi
l'astrofotografo che ha fatto le cose. Poi abbiamo corso avanzato di astronomia, come diceva Alessandra, non spaventatevi, sono conferenze divulgative, cioè il livello è quello che teniamo al museo, per cui comprensibili da tutti. Si parla di avanzato perché andiamo a parlare di argomenti un po' più specifici, cioè non parliamo magari dall'inizio, dall'origine del sistema solare a come si formano le stelle, ma andiamo a parlare di argomenti un po' più specifici di astronomia, ma a un livello comprensibile da tutti, quindi non deve spaventare la parola avanzato. Altra cosa interessante, io ve l'ho messa perché già che ci siete mi fa piacere parlarvi, l'11 novembre ci sarà un transito di Mercurio sul Sole, è un evento astronomico raro perché il prossimo sarà nel 2032, quindi non potete mancare assolutamente. Abbiamo scelto come zona di osservazione il piazzale San Francesco d'Assisi, che è la rotonda di Carignano, forse la conoscete anche in Carignano, c'è cioè una rotonda sul mare, perché diciamo, il transito inizia a 1:30 e il Sole tramonta prima che finisca il transito. In questo modo riusciamo a vederlo fino alla fine, insomma, per tutto possiamo seguire tutto l'evento, sperando nel tempo, ma insomma speriamo che giochi più ci assista. E poi, visto che ci sono un po' di ragazzi qui con noi, il 15 novembre parte il nostro corso Vado Ragazzi. È un corso per i ragazzi dagli 8 ai 14 anni, non vi spaventate dal range di età, perché voi dice caspita sono molto diversi, in realtà parliamo a un livello comprensibile per i ragazzi, che abbiano, io abbiamo con tutti i bambini delle elementari che delle medie, che sono usciti entrambi soddisfatti, perché comunque sia elementare e terza elementare fanno fotografie astronomiche, parlano, alle medie la rifanno, ma non fanno mai niente di mezzo tra l'altro in astronomia, quindi si riesce comunque a coprire tanti livelli. Sono 4 lezioncine, gli argomenti principali, sistema solare, sole, galassie e telescopi, un'oretta e un quarto, quindi assolutamente tollerabili anche. E con questo fatto non vi rompo le scatole e vi saluto, vi ringrazio della pazienza.